Ciao fans! Ciao fans! Siamo qui oggi nell'idromassaggio e fa anche le bolle, guardate, scusate. Però adesso lo stoppiamo, se no non si sente l'audio. Siamo qui nell'idromassaggio di questa suite all'ultimo piano di un hotel di Trento. Hotel B-Place. Perché poi ce l'avete chiesto tutti, ma dov'è che c'è l'idromassaggio in terrazzo? Hotel B-Place, per festeggiare l'anniversario che era il 24 marzo. Il video uscirà più avanti e adesso siamo già a fine aprile praticamente. Esatto. Però vabbè, era per contestualizzare. Siccome ci avete fatto un po' di domande su Instagram, Facebook, eccetera, abbiamo colto l'occasione per fare un video di Q&A un po' diverso, prendendo ispirazione da un'altra persona che aveva fatto un video simile. Sai chi era? Sì, e mi piace anche. Comunque, la prima domanda è questa: ma siete sposati? No, non ancora, perlomeno. Perlomeno, prima o poi sì. Se nessuno dei due muore prima, prematuramente. Tocchiamoci. Okay. Bisogna organizzarle, se no, non è che schiocchi le dita, sì, batti le mani, schiocca le dita, muore alto, tutta la vita. Con calma. Oh signore, questa è impegnativa. Come vi vedete tra 30 anni? Ma così, nella piscina. Innanzitutto, diciamo quanti anni abbiamo tra 30 anni. Tra 30 anni io ne ho 56. Eh sì. Mamma mia, sarò una di quelle milfone. 56 sei già una gilfona. Oddio. Eh sì. Mamma mia. Milfona è dai 30 ai 45. Dopo i 45 inizia a scollinare la categoria. Io ne ho 62. Madonna. No, da 30 anni saremo... Non lo so, spero di riuscire a... vedere la vita ancora con gli occhi di come la vediamo adesso, quindi riuscendo a comunque stupirci anche delle magari cazzate come la doccia porno, per dire, quel video che ha fatto milioni di view, che era una cazzata, però noi non l'avevamo mai vista, un buco nella parete della camera con la vista sulla doccia, e quindi tra 30 anni spero di anche con queste piccolezze avere ancora magari questo divertimento, non lo so. Ora, siamo arrivati nella camera d'hotel, prima cosa che vediamo, a parte che c'è uno schermo che è grande come quello che abbiamo a casa, tipo 42 pollici, ma poi fai vedere la doccia porno. Cioè, che bello. No, tu vai nella doccia però, scusami, Ah, ok. Ma c'è le scarpe. Vabbè, non c'è entrare, fa vedere. Cioè, si vede dentro? È una cosa bella, secondo me. Sì. Poi per il resto spero di aver fatto carriera, cioè non in questo ambito di intrattenimento, diciamo, carriera nel lavoro vero, e spero di avere la mia piscina, col mio idromassaggio, la mia villa, magari anche un bel Porsche e un Panigale, così, da tenere lì, ma anche solo da guardare di bellezza. Vabbè, oh, se devi sognare è meglio farlo in grande. Tu? Ma allora io mi vedo insieme a te. Vabbè, poi? A parte questo? Mi vedo ma con pochi nipotini intorno. Pochi. Io mi vedo con pochi capelli, visto che ho detto pochi. Ok. Penso pochi, perché penso che, cioè, almeno siamo d'accordo che... Tra 30 anni non penso che avremo dei nipotini, sinceramente. Decino. Perché vorrebbe dire che poi... tuo figlio o figlio li fa molto presto. Ah, ok, no, non fateli presto. Quindi, godetevi la vita. Finché si può. Ok. Allora, mi vedo, spero di far carriera anche io nel lavoro che ho appena iniziato. Mi vedo anche io con un Porsche regalato da Buzzini. Il mio? No, no, un altro. Ah, un altro. Solo mio. Scusa. Cioè, ok. Va bene. E con la mia bellissima casa tutta domotica. Beh, tra 30 anni pagata da Buzzini. Tra 30 anni è probabile che sia così. Ecco, con una super sportiva. Bene. Però io la uso, non è che la tengo lì. Magari io a 62 anni inizio ad avere qualche piccolo problema a usarla, però vabbè. Passiamo alla domanda dopo, che se no stiamo qua 2 ore su questa. Allora, ci chiedono: avete mai pensato di girare l'isola d'Elba e un po' della Toscana? Beh, ci piacerebbe, perché no?
Allora, un po' della Toscana in realtà l'abbiamo girata. Sì, in macchina, però. Ma anche in moto. In moto. Quando siamo andati con i tuoi zii il primo anno. Sì, beh. Abbiamo fatto dei video nel 2018, qualità pessima, vi lasciamo anche questi in alto a destra, che non so mai se a destra di qua o di là mentre sta filmando, comunque da qualche parte in alto. Dalle Cinque Terre eravamo andati nella zona della Lunigiana, però avevamo fatto un passo sopra a Massa, dove si vedono tutte le cave di marmo. Flashback. In questo momento ci troviamo nell'Appennino toscano, nell'entroterra di Massa. Beh, bruttino, eh? Io una foto la farei. Si vede il mare? Sì? Oh cazzo, che figata! End of flashback. L'abbiamo girato di più in macchina toscana. Sì. Al mu giallo. Quanto è fico. Quali sono le tue emozioni? Bellissimo, ma poi essere arrivati mentre girano anche, che si sente il sound. Tanta roba. Che emozioni? Quante emozioni? Voglio un 4 cilindri. Bene. Abbiamo deciso che questa sarà la prossima spesa. Adesso ci avviamo verso casa e poi chiuderemo il viaggio una volta che saremo arrivati a casa. Però ci torneremo presto. Perché più a sud, vicino a Grosseto, torneremo spesso perché e la tua famiglia la mia famiglia si è trasferita giù vicino a Grosseto, in questo agriturismo, in questo podere vicino a Grosseto, quindi di questo possiamo fare il nome che fa bene la pubblicità. Ah, ok, podere Laione, L' Aione, in provincia di Grosseto, precisamente a Scansano. Quindi se capitate in zona o anche no, potete andare lì. È gestito dalla mia famiglia. Perfetto. L'isola d'Elba in realtà è un po' piccola da girare in moto. Cioè forse andare lì apposta per girare in moto. Poi in alta stagione, da quello che mi dicono tutti, c'è veramente troppa gente. E bisogna andare a primi di giugno. Sì, esatto. Prima o poi mi piacerebbe andare a vederla. Non sei mai andato? Non sono mai andato, no. Molto bella. Allora, questa più che una domanda è un'affermazione. Dice che le nostre tute sono molto belle. Probabilmente magari vuole sapere che modello sono. Beh, tute da moto, non la tuta certo. Da stare in casa. Beh, certo. O le tutine. Vabbè, comunque sono la marca del Veneto. Si vede in tutti i video, però. Vabbè, è dainese. Sono dainese. E noi preferiamo dainese piuttosto che alpine stars. Sì, sono più le linee di qualche anno fa con dentro il rosso fluo erano più tamarre. Quest'anno ho fatto dei colori che non ci piacciono tantissimo. Non gliele fregherà niente a dainese. Però quelle con rosso fluo ci piacevano tanto. Madonna, quanto mi sto divertendo. Si può alzare il volume che non si sente? E che cos'è? Una curva. E che cos'è? Poi erano in tinta con la moto e anche sul K che era arancione ci stavano. Sì. Modello il mio Assen, il tuo non lo so. Non ho idea. Però io sono in procinto di cambiarla, quindi magari quando vedete questo video l'avrò cambiata. Non credo però. Allora, questo qua più che una domanda è un commento, tipo se possiamo fare un video sull'attrezzatura di base quando si va in moto. L'unica cosa che mi viene da dire è mettete le protezioni, perché recentemente un conoscente di famiglia è caduto a 30 all'ora, stava andando a fare benzina, quindi io alla spesa non ho capito cosa stava andando a fare. Comunque, percorso di 2 km, gli è partito l'anteriore a 30 all'ora perché c'era sporco in terra. E ha rotto la spalla e si è scarnificato tutto il lato dove è andato giù. La spalla è brutta, ma perdere tutta la pelle e avere la carne viva è peggio, secondo me. Sì, sì. Quindi anche se fa caldo mettete sempre protezioni. Ah, comunque hai letto molti messaggi e commenti che dicevano ma come fate a andare in giro con la tuta d'agosto? Però vi stimo perché la sicurezza prima di tutto, ma io non ce la farei mai. Sì, li ho letti. Cosa ne pensi? Che sicuramente non è bellissimo andare in giro con la tuta d'agosto, però è quella più sicura che c'è. E non si stappa così male. No, quando vai no, semmai quando ti fermi, vabbè. Ma secondo me quando ti fermi fa caldo anche coi pantaloncini. Sì, esatto, fa caldo in ogni caso, ma quando vai io non sto male. Anche perché comunque un po' di aria ti passa sempre. Sì, beh, infatti.
Cioè, l'equipaggiamento di base è scarpe o comunque scarponcini da moto che vi protegga la caviglia. Non mettete le Nike o le scarpe da tennis. L'infradito. O l'infradito, vabbè, l'infradito devo essere sincero, li vedo più sugli scooter che sulla moto è scomodo l'infradito, però mettete dei pantaloni, anche se non hanno le protezioni, però che siano pantaloni da moto, che un minimo di abrasione sull'asfalto la tengano, perché un paio di jeans in realtà appena toccate l'asfalto si disintegrano. Non sono fatti per cadere. Sì. E mettete una giacca che sia in pelle, tecnica, però un paraschiena. Sì. O che sia nella giacca, o se no mettetelo voi, un paraschiena in più, tipo conchiglia. E dei guanti. Sì, ecco. Io, ecco, una cosa, questo non l'ho mai, cioè veramente. Vedo gente sui passi in tuta o comunque kittati con le mani nude. Io, cioè, la prima cosa che si è andata in terra, mettete giù sono le mani. Se no poi non... arrivano anche i sassi addosso. Ma i sassi, gli insetti. Ti ricordi quella volta che mi si è fermato un'ape grande così di fianco alla leva del freno? Mettete i guanti, ecco, cioè, forse è la prima cosa da mettere, i guanti. Sì, è una cosa che, cioè, è una questione di abitudine, perché quando ho iniziato non li avevo, quando li ho messi la prima volta non riuscivo, cioè, se... E poca fatica, sensibilità, poi poca se adesso la usi senza ti trovi sì, male. Sì, quindi è soltanto questione di abitudine, come guidare una naked e guidare una super sportiva. E poi non risparmiate sul casco, cioè se dovete fare tanti chilometri non prendete un casco da 80 euro, perché se costa 80 euro c'è un motivo. Esatto. Se vi serve da battaglia, tipo io ce l'ho un casco che è costato poco, lo uso per andare in palestra, per andare al lavoro, sono pochi chilometri, apro l'armadietto in palestra, lo lancio dentro, si rovina un po', si graffia, pace, l'ho pagato poco. Però se vi serve un casco per fare chilometri, non risparmiate, cioè se potete comprarvi qualcosa di decente e sicuro, non risparmiate quei 100 euro, neanche 200 magari, per sì, dire. Esatto. Questa per te, leggitela da sola e risponditi da sola. Allora, questa ragazza chiede se i miei genitori sono mai stati in ansia per colpa della moto. Io vorrei far passare l'ansia ai miei, però perché no, ho intenzione di prenderla presto. Ma allora, sinceramente no, cioè non mi hanno mai vietato niente, cioè oddio so, sì, però sulla moto no. Né quando l'ho comprata, né quando vado in giro, non è mai stata in ansia mia madre, o a stare a chiamarmi, o se è arrivata, o dove sei, o... C'è da dire che tuo padre l'ha sempre avuto. Mio padre l'ha sempre avuto le moto. Quindi, mia mamma, probabilmente... fino a qualche anno fa, ci cioè, andava insieme come passeggera, quindi... No. Cioè, adesso ha smesso non... perché tuo padre l'ha venduta, avendo poco tempo. Sì, esatto, quindi... sono sempre al lavoro, quindi ha deciso di venderla, poi magari più avanti la ricomprerà. La ricomprerà, però in realtà mia mamma ha smesso di andarci per dopo un incidente che ha fatto, che si è un po' sfracellata al ginocchio, quindi mettete le protezioni. Però no, dopo anche l'incidente che ha fatto non mi ha mai... Comunque ricordiamo che non era colpa loro. No, esatto, gli hanno andata la strada, quindi non era colpa loro. Però no, ansia miei non hanno mai avuta su niente. Sono molto easy. Tua mamma invece è un po' troppo ansiosa. Sì, però la domanda non era rivolta a me, quindi io non rispondo. Ok. Se volete sapere di me, fatelo nella prossima Q&A, chiedetelo e ve lo dico. Però un po' l'ha già anticipato l'una. Divertiti in Sardegna. Molto, molto, ci torneremo anche quest'estate. Secondo me questa domanda qua, però sottointeso, c'è in moto. Sì, in moto, sì, ci siamo divertiti. Le strade sono fantastiche nell'entroterra, c'è un asfalto bellissimo, un po' meno nei paesi, vicino al mare, sono un po' venute male, però ci non siamo... tutti, però alcuni sì. Sì, però ci siamo divertiti molto. Flashback. Sto perdendo Eros, che ha solo 115 cavalli, un bel po' rispetto alla mia. Sì, chi mi ha detto? Oh, ti monto la ISO 360, dobbiamo superarci. Sì, infatti. Madonna, quanto mi sto divertendo. End of flashback. Non abbiamo sofferto tantissimo il caldo come invece pensavamo in agosto. Flashback. Non avrei mai pensato che in Sardegna ci fossero questi 23 gradi. Spettacolo. End of flashback. E quindi torneremo, faremo un bel carrello e andremo giù con la macchina, trasportandoci le moto, così è più comodo, perché fare il viaggio in nave con le moto è stato abbastanza provante.
Più che altro smontare tutto e portarselo in cabina, perché con le borse morbide non puoi chiuderle, cioè uno può sganciartele se le porta a casa. Però non penso che succeda, perché alcuni le hanno lasciate, però io non mi fido. Tirare giù tutto, quelle, la borsa dietro, lo zaino, portarsene in cabina. In nave faceva un caldo della Madonna l'andata. Flashback. Comunque c'era una bella coda entrare giù all'imbarco traghetti, poi abbiamo parcheggiato al sole tipo un'oretta, meno male c'era un camper, ci siamo riparati dietro all'ombra del camper. Mi stavo sciogliendo, cioè sì. Proprio tipo è stato meglio che fare tapirulano in palestra. È vero. Proprio mi sono sciolta. Poi abbiamo parcheggiato le moto giù, legandole in qualche modo, speriamo che non si capotino, ma il mare dovrebbe essere calmo. End of flashback. È stato veramente scomodo, quindi avere la possibilità di lasciare le cose in macchina, portarsi in cabina solo l'indispensabile e evitarsi l'autostrada in moto e la strada al buio a scendere fino a casa. Flashback. Madonna, non si vede un c***o di niente. Ma dai, non è vero, con la visiera trasparente qualcosa si vede. Sì, ma non andare troppo forte. Ma Luna ha fatto una tiratina giusto per distendere un po' i cilindri. Di merda. Subito. Ti pareva inconfondibile, ci doveva sempre essere. Beh, comunque fans, adesso è tutta statale così, sarà tutta buia, quindi ha poco senso filmare oggettivamente. End of flashback. Sarebbe meglio. La cosa più figa della Sardegna, che l'abbiamo già detta in un'altra risposta, non mi ricordo che domanda, era che nell'entroterra puoi guidare senza preoccuparti di quanto stai andando, ovviamente facendolo con testa, senza fare gli idioti, invadere le altre corsie. Flashback. Guarda se impenno. Tutta seconda, terza, molto violenta. Mamma mia, mamma mia. Ah, sai cosa non ho fatto? Non ho messo in mappa sport. Ah. Adesso sì. Che brividi. Quanto cazzo mi sento figo a fare sta strada qua con la moto, mamma mia. Che roba. Comunque chi non va in moto si perde una delle emozioni più fighe della vita. End of flashback. Però puoi stare concentrato sulla strada e non sul tachimetro, cosa che ultimamente non puoi fare da nessuna parte, perché ormai tra i velox nascosti, tutor, cioè passi più tempo a guardare giù che a guardare su. Quindi divertiti in Sardegna, per me soprattutto per questo motivo qua, che potevi guidare e guidare. Sì. Non guidare e guardare continuamente la velocità. Ah, chiedono se le moto vengono legate in nave. Probabilmente sta guardando la serie della Sardegna. Sì, però dipende dalla nave e dalla compagnia. Diciamo che generalmente vengono legate. All'andata la nave era più piccola perché abbiamo viaggiato di giorno. Erano un po' in un cunicolo. Il marinaio fa: sono le corde, fate voi. Cioè, in realtà non parla così perché questo è il milanese imbruttito, il marinaio era campano, quindi era più ci stanno le corde, non so fare il campano, vabbè. Comunque il concetto è che c'erano le corde, ci ha detto di arrangiarci, ecco. Poi penso che comunque sia passato a dare un'occhiata, perché me la sono trovata legata in un modo diverso da come l'avevo fatta io. Cioè una corda era legata diversa. E al ritorno invece l'ho ritrovata come l'avevo messa. C'era più spazio, penso che abbiano controllato anche lì, avendo visto come l'avevano fatta l'andata, l'ho rifatto uguale. Però sì, vengo legato. Sì, vengo legato. Poi, insomma, magari se c'è proprio mare mosso, lo sanno e ve le legano in un altro modo. Diciamo che c'erano due cavi giusto per evitare che facessero la capriola, però vabbè. È sicuro? Sì, sì. Questa cosa qua è già uscita in altre domande. Se abbiamo mai pensato di fare video con moto d'enduro, mi spieghi lì qual è il problema delle moto d'enduro? Siamo troppo bassi, non ci tocchiamo. E questo è un bel problema quando siete sui sentieri, coi sassi, che magari perdete l'equilibrio, tutti giù per terra. Fate conto che io faccio fatica anche a toccare sul Duke, quindi... Flashback. Luna Colombo prende la rincorsa per salire. È stato molto bello. Anche questo è molto bello. Ma come... Una curiosità, come pensi di fare con una moto che pesa 40 kg in più? Madonna, mi discesa. E ho capito, ti capiteranno occasioni in cui non sei perfettamente in piano. Sai, andando in montagna in moto. E beh, tanto ci sei. Ah, tanto ci sono io.
Ma se mai ho fatto fatica perché ci eravamo senza andare lì. Ah, ok. Se non sarei salita di qua. Ora che la tua sonia è spenta. Ah. Ho fatto così fatica perché c'era la 360 dietro. Ah. Se no sarei salita di qua. Mi capiterà ancora che sarà. No, ma anche a tirarla su. Ah, vabbè, quello. Tanto c'è sempre un uomo che aiuta le donne. Ah, ok. End of flashback. Enduro no. Allora, tipo quelle trial per dire, o comunque una moto d'enduro ma bassa. Mi piacerebbe, se c'è un percorso, magari farlo nel bosco, però cioè una roba organizzata che abbia senso. Sì. Cioè non che io la prendo, vado su per i monti così a caso. Mi fa un po' paura, che se non sei la strada ti infogli dentro qualche burrone. Quindi grigi. Aspetta che passa l'elicottero. Allora, che consigli per la prima moto? Non sono molto alta, è... Secondo me il 390 o comunque quella fascia lì di moto come prima moto, tipo il BMW 310, la Z300, il CB500, ce ne sono tante che possono andare bene. Sul fatto dell'altezza, l'unica cosa, beh, guardi l'altezza che c'è nei vari libretti, ma vale a provare in concessionario che ti rendi conto. Perché avere una moto dove tocchi male, poi tutte le volte che ti fermi, cioè, diventa un problema. Soprattutto se vai in montagna che ci sono i dislivelli. Sì, soprattutto per noi ragazze che non abbiamo tantissima forza, diciamo. Quindi il consiglio più grande è valle a provare. Più che dirti io che moto consiglio è vai a provarla in concessionario, fai test ride, così hai un'idea di cosa può andare bene e cosa no. Considera che le selle si possono scavare, quindi un paio di centimetri magari li guadagni. Flashback. Ciao fans, siamo qua oggi perché ho le gambe corte e avevo detto che l'avrei detto, anche lo dico io, veramente. Anche io. Infatti mettiti dritto. Eh sì, andia. Eh no, sono io più bassa. Ho capito, ma non è la tua moto, cosa c'entri tu, queste mani di protagonismo? La tua sera l'abbiamo già fatta. Anzi, valla a prendere che prima di iniziare questo video facciamo vedere il risultato finito di una sella già fatta. Bene, questa è la sella che abbiamo già fatto, cioè che ha già fatto. Lui è Dario di Borsati Selle. Ciao a tutti. Siamo qua nel suo nuovo studio oggi. Studio. Anche perché c'è la farmacia, ha detto dottore. Dottore. E quindi lo studio. Ci tengo a questa cosa. Giusto. Dottor Dario. End of flashback. E ci sono su alcune moto anche kit per abbassarle. Secondo me va a rovinare un po' la ciclistica, quindi le moto poi non sono proprio belle come originali da guidare. Però se una è 1,50 e vuole la moto, non è che ci sono molte alternative. Poi chiedono quanto è durato il vostro giro in moto più lungo e quanti chilometri erano in un solo giorno. Allora, in realtà è difficile dire il più lungo in chilometri, perché magari alcune volte erano un po' meno chilometri, ma essendo tutti Svizzera ad esempio, quindi tutti a velocità della Svizzera ti arrestano, magari ci abbiamo messo più ore. Secondo me il più lungo che siamo tornati a casa veramente tardi, nonostante fossimo partiti abbastanza presto, è stato quello che abbiamo fatto Bema, Spluga, San Bernardino, Luco Magno, te lo ricordi? Sì. Oberalp, dall'Oberalp siamo scesi e abbiamo fatto il San Gottardo, poi dal San Gottardo siamo rientrati verso l'Italia passando prima da Lugano, anzi prima da Bellinzona, poi da Lugano, poi siamo arrivati a Menaggio, Bema, erano le 11:15 di sera. Flashback. Bene fans, sono le 11 di sera, ci siamo teletrasportati fino a Bema perché è stato veramente un supplizio, soprattutto guidare adesso col buio, con le visiere a specchio, veramente una merda. È stata molto dura. End of flashback. Secondo me questo a livello di tempo in moto è stato il più lungo, tipo dalle 9:30 del mattino alle 11:30 di sera, una roba devastante. Sì, me lo ricordo bene. E dopo a mezzanotte a mangiare. Sì, latte con cereali. Mezzanotte, ci siamo appena seduti a cenare. Cenare? Sì, beh, latte con cereali non è che si può mangiare molto di diverso a mezzanotte. Comunque la cena non è lo spuntino di mezzanotte, è proprio la cena, perché abbiamo pranzato... Che ore erano? Le 5. Le 5. Abbiamo pranzato alle 5 all'Oberalp e quindi adesso ceniamo a mezzanotte. Quindi questo secondo me a livello di tempo è stato il più lungo, a livello di chilometri non lo so, penso che fossero 450. Forse il più lungo in assoluto a livello di chilometri l'ho fatto da solo, che è stato un casa, Aprica, Gavia, Aprica, Tonale, Gavia, Stelvio, casa. Che erano 606 chilometri, che era quando ho conosciuto te, che sono venuto anche a trovarti in negozio dove lavoravi. Tanti chilometri per l'amore. E poi
Boh, insieme penso quello lì Svizzera. Ti viene in mente qualcos'altro? Ciao fans. Ciao fans. Siamo appena arrivati a casa. È stato devastante, ma bellissimo. Oggi che passi abbiamo fatto? Isoard, Vars. Manca Monginevro. Ah, Monginevro, Isoard, Vars, Bonnet e poi Lombarda. Col della Lombarda. E l'altro, Lecce. Ah, è vero, ne abbiamo fatto anche il nome. Col de Lecce. Non so. Vabbè. E niente, adesso andiamo a fare la doccia, che l'una in realtà è vestita solo in alto e sotto già nuda. Mi faceva piacere condividerlo con voi. Beh, in Francia abbiamo fatto tanti chilometri in giornata, sono stati 1200 in due giorni circa. Ne abbiamo fatti tanti, veramente lunghi, adesso il più lungo di preciso mi viene in mente quello come orari. Allora, poi ci chiedono, organizzate mai uscite di gruppo in moto e non solo voi due? Allora, l'abbiamo fatto qualche volta per dei raduni nostri. Flashback. Bene fans, siamo tipo in 1.5 milioni di persone. Andiamo? Bene fans, stiamo partendo per il secondo moto raduno dei Moon Riders. Quanti siamo? Che figo! Siamo in un botto, cioè, ma quanta gente c'è? Incredibile. Fuori, che bello! Bene, siamo partiti, siamo in tantissimissimissimi, cioè veramente tantissimissimi. End of flashback. Però è un casino perché non sai mai quanta gente si presenta, è un casino stare dietro a tutti i messaggi che ti arrivano, è un casino stare nel punto ad aspettare tizio che arriva dopo, che però poi ti dice no, c'è anche il mio amico che però è in ritardo, che poi però è un casino allucinante. O fate una roba del tipo, ci troviamo qua a mezzogiorno, chi c'è, chi non c'è, noi andiamo. Però il problema è che quando si muovono certi numeri a livello di persone che ti seguono diventa complicato, quindi usciamo noi due. Questo un po'... Qualche volta è capitato che viene magari una persona, due persone che sono amici un po' più stretti. Se no, no, non organizziamo mai di gruppo. Ecco, l'anno scorso abbiamo fatto il raduno e abbiamo detto ci troviamo in tal posto e lì c'era il pranzo. Quindi poi ognuno arrivava, tipo abbiamo detto, ritrovo dalle 11:30 alle 12:30, e ognuno è arrivato all'orario che voleva e si è fatto la strada che voleva per venire, e è stato più comodo e semplice per tutti. E noi eravamo già lì e abbiamo potuto gestire sul posto l'organizzazione, quindi abbiamo fatto le riprese sui tornanti. Flashback. Sentite che stanno arrivando? Il suono delle moto in montagna. End of flashback. Abbiamo organizzato il pranzo. Comunque sono tutte cose che non sembra, ma bisogna stargli molto dietro. E cioè non sembra, uno che se non è del settore dice beh, che è nel ristorante, cosa ci vuole? Però poi se non sai se sei in 50, in 60, è un casino. Perciò tendiamo più a organizzare questo tipo di eventi che non il giro, che diventa complicato da gestire. Flashback. Vai. Adesso diamo i numerini a tutti, visto che poi ci sono 7 premi. Cioè in realtà tutti riceverete qualcosa per essere venuti. Però ci sono 7 premi in ordine, che cioè tipo un paio di pantaloni gratis, tipo 300 euro di roba. Cioè il primo premio. Quindi adesso l'una passa, vi dai i numerini a tutti. Dopo chiamiamo Irene, che ha 2 anni e mezzo. Bene. End of flashback. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma no, dici sempre tutto tu. La prossima rispondi tu, perché sennò in effetti... Allora, questa potresti rispondere tu, ma non lo so. Vabbè, è semplice comunque. Chiedono se abbiamo fatto qualche modifica al KTM per migliorare il motore. Ma io so che l'hai rimappata. Sì, sì, non io. Vabbè, sì, concessionario. Ho fatto rimappare e cosa ho fatto?
per migliorare il motore alla fine lo scarico, che è più libero di quello originale, che era veramente un tappo, era orribile, cioè proprio a livello di prestazioni si sentiva che il motore era tappatissimo. Questo decatalizzato è un tubo diretto, quindi si sente proprio che il motore viene su molto meglio. Poi c'è la mappa, quella standard mappa a Krapovic che ti mette il concessionario, e in realtà basta per migliorare il motore, non c'è nient'altro. Però vabbè, alla fine un 390 non è che si possono fare i miracoli. Quelli sono solo sulla 34esima strada. Ci chiedono cosa ne pensiamo dell'airbag. Non l'abbiamo mai provato. No, non l'abbiamo mai provato. Non lo so, l'abbiamo solo... Però secondo me è un... Può avere molto senso. Le persone che ho visto che lo avevano mi sembrava un po' scomodo sotto la giacca in pelle. Sì, sono d'accordo. Allora, vabbè, questa parte qua sotto abbiamo già risposto. Però chiedono di dove siamo. Milano, Brianza. Proprio come origini. Poi dopo abbiamo già risposto. Siamo itineranti, un po' ci piace cambiare a noi, come le scale di Harry Potter. Poi chiedono: cambiereste mai topologia di moto? E se sì, quale moto vi piacerebbe comprare? Tipologia. Sì, ha scritto topologia, però la domanda era tipologia. Ok. Allora, io sì, vorrei cambiarla. Aspetto che Eros me la regali. che tipologia? Mi piacerebbe una moto come la sua, che era il 09. Ma la tipologia è sempre naked. Ah, giusto. Allora sceglierei una super sportiva, cioè BMW S1000RR. Per stare tranquilli. No, anch'io prenderei una super sportiva, magari un po' meno di un 1000RR, che serve un po' poco se non vai in pista. Mi basta un 600, un 7,5 carenato, e secondo me per strada è già troppo. Però sì, una bella super sportiva per andare in Sardegna a fare due pieghe. Esatto. La prossima volta me la fai provare da fermo per far la foto. Mi siedo e basta. Più alto della nostra. Che tu dici è la super sportiva è bassa. Basso un c***o. Allora, questa si incastra. Chiedono se avete in mente di fare un figlio. Se sì, tra quanto? Ma allora, più o meno quando io avrò... Allora, in mente... No, in mente no. Cioè, non no, adesso. Cioè, non in adesso. Mente in generale nella vita... Può sì, essere. Uno. Può essere. Che non ho ancora deciso. E non adesso. Non adesso, tra... Un po' di anni. 8 anni. Sì, magari non 8, però comunque tra un po' di tempo. 6. Comunque se fai un lavoro dove sei impegnato tutto il giorno e magari non hai nonni vicini, può diventare veramente un casino. Quindi per adesso no. In futuro sì, prima o poi ci riprodurremo. Ci riprodurremo. Sì. Questa domanda qua chiede se a 26 anni è troppo tardi per iniziare con un 125 e se è meglio iniziare col 390. Gli avevo anche risposto nel commento che aveva fatto, perché questa era su Facebook, non su Instagram. Secondo me a 26 anni il 125 è un po' limitante, più che altro perché non puoi andare in autostrada, non puoi andare in superstrada. Comunque è una moto che per fare tanti chilometri sei molto limitato, perché va piano, cioè la velocità di crociera di un 125 è 90 all'ora. Cioè magari arriva a 120 a cannone, 130 to proprio, però cioè lo sciogli il motore. Sì. Quindi a 26 anni che uno può già fare l'illimitata, dovendo scegliere, meglio prendere il 390. Se poi devi fare chilometri, secondo me, di quelle piccole, è meglio prendere un bicilindrico tipo l'Honda CB500. Che essendo 500 di cilindrata e bicilindrica, è un po' più morbida anche per fare tanta strada. Il mono un po' per fare chilometri è un po' una merda. Il bicilindrico è meglio secondo me. Poi anche quello a 48 cavalli va bene anche con la 2. Vuoi aggiungere qualcosa? No, sono d'accordo. Perfetto. E questa più che una domanda è una leccata un po' di sedere. Ma che muscoli hai, Luna Colombo? Che muscoli hai? Facciamo vedere che muscoli hai. Ma no, ma adesso mi sono un po' rimpicciolita. Diciamo che è stato un periodo dove abbiamo avuto, dove ho avuto un po' di problemi di salute. Un giorno ne parlerò. E quindi Luna, per starmi vicino, ha fatto un periodo abbastanza lungo a non allenarsi. E adesso abbiamo ripreso seriamente. Però ovviamente quando ti fermi, poi avevamo
altri pensieri per la testa e essere condizionati in quel modo con ansia, visite in ospedale, eccetera, ti pregiudica tanto, anche se ti alleni, ma ti alleni in un modo diverso e poi comunque se non sei concentrato la testa da un'altra parte, lo stress così non rende, ecco. Però vabbè, torneremo in forma. Vabbè, cioè, non che adesso facciamo schifo. Non che adesso facciamo schifo. Però vabbè, però... diciamo che abbiamo avuto momenti migliori forse di forma. Esatto. Flashback. Luna Colombo è appena tornata dalla palestra. Tra l'altro, fa vedere gli addominali. Fagli vedere bene. Guarda lì che roba. Ma è quasi più di me. Molto bene. Tra l'altro questi leggings in trasparenza lasciano intendere cose che non vanno intese. Mi chiedete come ha fatto a conquistarmi? Con la simpatia. Con la simpatia. Proprio con quella. End of flashback. Per l'estate saremo al top. Speriamo. Allora, siete riusciti a fare tutti gli itinerari della Sardegna? Penso che intendesse perché avevamo condiviso degli itinerari che volevamo fare. No, ne abbiamo fatti solo due. Cioè, siccome comunque vacanza a vacanza, cioè adesso ci vedete in un idromassaggio e direte che cacchio dicono questi? Vacanza a vacanza lunga ne facciamo una all'anno, perché lavorando negli uffici quelle sono le possibilità. Perciò ci piace anche rilassarci. L'idea di fare tutti quei chilometri, tutti quei giorni in moto, si perdeva un po' il senso della vacanza rilassata. L'idea di farmi una vacanza solo in moto non è che mi... No, non mi entusiasmo, ho bisogno di lettino, sì, anche io. Spiaggia e mojito. Cioè, come dire, un po' va bene, ma ci piace anche altro, tipo il relax. Tipo questo. Tipo questo. Flashback. Luna Colombo, porta le sdraiette. Vai, scegliamo una buona postazione. Abbiamo scelto la location. Prima fila, È calato il vento e è diventata una piscina praticamente. Che bello è oggi. Ci sono Gigetto. Gigetto, sì. Bello. Ciao, vado a lasciare giù il telefono, giochiamo a palla. End of flashback. Allora Luna, a questa rispondi tu, cioè di cosa ne pensi, che è una roba di cui abbiamo parlato ogni tanto, soprattutto per le macchine. Questo signore chiede che ha incominciato a vedere le moto col cruise control, dice che lo ritiene molto utile in caso di lunghi viaggi alla stessa velocità, anche per evitare multe, cosa ne pensiamo? Tu cosa ne pensi? Vediamo se poi dici tutto quello che vorrei dire anch'io e poi eventualmente dico anche la mia. Per chi non lo sapesse, il cruise control è quello che imposti una velocità e te la mantiene. Cioè, adattivo, che tu imposti una velocità e mantiene la velocità e mantiene la distanza dalla macchina davanti. Quindi se tu imposti 130 ma davanti frenano tutti, la macchina ti rallenta, mantiene la distanza che tu imposti dalla macchina che ti precede, poi quando davanti a strada libera riaccelera fino a 130. Quello è il cruise control adattivo. Poi c'è il cruise control normale, che invece tu imposti 130, la macchina davanti frena, tu la centri se non freni tu col piede. Ma allora secondo me è molto utile se fai tanta autostrada, cioè se devi fare dei lunghi spostamenti tutti sul rettilineo, che, cioè, che sia superstrada o autostrada o tangenziale o quel che è. Ma anche solo mezz'ora ti rompi. Sì, cioè, comunque è molto comodo, cioè sia per la moto sia per la macchina. Almeno non sei lì per tre ore così con il gas. Sì, da fastidio anche il polso. Esatto. Quindi secondo me è molto utile. Però faccio una precisazione: secondo me è molto utile il cruise se lo mettono sulle moto, ma adattivo. Sì, adattivo. Sì. Se lo mettono normale, secondo me è pericoloso. Cioè, nel senso, già sulla macchina, quello normale in realtà non è che lo sfrutti tantissimo, perché o hai strada libera, perché se inizia a esserci un po' di coda, rallentamenti, cioè alla fine non è che, cioè, continui a inserirlo, disinserirlo, inserirlo, disinserirlo, ti conviene che ti metti lì e la fai tu l'andatura. Sì. È idem con la moto, quindi se li montano adattivi, mi sembra che sul multistrada nuovo c'è adattivo addirittura, allora ha un senso, se no sarebbe molto più utile il limitatore di velocità. Tu imposti 80 e sai che più di 80 la moto non ti va.
quello sarebbe molto utile anche in Italia, ma soprattutto all'estero, dove le multe sono peggio e passi anche nel penale. Tipo in Svizzera, tu sai che il limite sul passo è 80, che poi è meglio dell'Italia, dove tutte le strade in montagna hanno il 50 in Italia, ad esempio, quasi tutte. Tu sai che lì è 80, ti imposti 80, sai che la moto più di 80 non ti va e sei sereno. Az, polizai, no, non ci fermano, non ci fermano. No. Mi ha visto che andavo piano come il nonno. Si conferma la teoria secondo cui andare piano vi evita di essere fermati. Esatto. Però ho messo anche il cartello con scritto polizai, eh. Prima, hai visto? No. C'era un cartello per terra con scritto polizai. Beh, comunque nessuno ce li ha segnalati. E io li ho segnalati a questi. Io no. Invece cosa succede? Che passi metà del viaggio, ma anche quando qua siamo qua da noi in Trentino o in Lombardia, solo in Sardegna non c'è successo, perché le strade erano deserte ad agosto e perché comunque sapevamo che nell'entroterra non ci sono gli autovelox. Quindi lì potevi concentrarti sulla guida e non su guardare a quanto stai andando. Mamma mia ragazzi, che strade. Sì, è vero. Ma poi la sicurezza che non ci sia traffico, che non ci siano gli autovelox nascosti dietro le curve. Fino adesso cosa te ne è parso? Allora, le strade sono bellissime, tutte a scorrimento veloce, misto veloce. Sono tenute molto bene, l'asfalto bello, sembrano delle piste, quindi tanta roba. Era da un bel po' che non facevo delle strade così belle senza dovermi preoccupare della velocità. Sì, esatto. Che poi, sapete, noi, prudenza, sempre, rispetto delle regole, però ogni tanto un po' di una sgasatina ci sta. E in certe regioni e in certi stati, diciamo quello sopra noi più a nord, cioè appena sfori un attimo c'è il rischio veramente ti arrestino. Sì, no, ma precisiamo che praticamente ci siamo solo noi strada. Sì, oltretutto praticamente ci siamo solo noi strada. Abbiamo incrociato veramente da stamattina, penso tra 20 e 25 macchine, non di più. Tutto molto tranquillo. E secondo me è molto meno pericoloso, consapevole che non puoi andare a 150 all'ora nei paesi, però se sulle statali al posto con le curve al posto di andare a 70 vai a 90, non è che crei un pericolo se le strade sono deserte. Quindi servirebbe più il limitatore, secondo me. Quello sarebbe veramente una figata. A questo abbiamo già risposto, però vedo che è una cosa che comunque va tanto. Che lavoro facciamo? Allora, sfatiamo il mito che non facciamo niente. Cioè, che il nostro lavoro è essere mantenuti o fare i video su YouTube o sui social, no. Magari. Cioè, ma in realtà non so se mi piacerebbe che sia solo quello il lavoro, eh. Perché essere sui social... Un attimo sei sulla cresta dell'onda, poi lo vedi come girano gli algoritmi. L'attimo dopo ti si cula più neanche tua madre. Quindi non so se mi piacerebbe, sinceramente. Vincere il Superenalotto e vivere in vacanza, quello sì. Quello sì. Però sta per sempre. Vivere sui social, no, sinceramente. Beh, che lavoro fate, dai, velocemente. C'è un video intero dove lo raccontiamo e ve lo mettiamo nella I in alto a destra. Sai che nel video si può mettere la I in alto a destra con le schede. Sì, quindi certo. C'è il video in alto a destra, o cliccate. No, è la in alto a destra. Okay. Cliccate quello e vedete tutta la risposta, lunga, però adesso in sintesi. Ok, in sintesi, allora io, come si dice? Purchase department. Cazzo, ufficio acquisti? Purchase department. Ah, ma sai che, no, aspetta, perché è divertente. Allora, noi abbiamo sul computer al lavoro. Risposta breve questa. Abbiamo tutte le cartelle, sono tutte in inglese. Io sono in ufficio acquisti e quindi la cartella si chiama... In inglese Purchase. Bene, noi, cioè io e le mie colleghe la chiamiamo la cartella delle porcelle. Perché purchase, cioè si avvicina molto a porcelle. Uguale, quindi, è scritto uguale tipo, anche. Ecco, esatto, quando c'era, non so. Non è vero, è scritto uguale. Cerchiamo qualche file e diciamo, sarà nelle file delle porcelle. Ovviamente in porcelle. Aspetta, ovviamente lo fanno per scherzare, perché lo sanno che purchase vuol dire acquisti. Certo, certo. Perché sennò poi ti dicono, guarda che ignorante che non sa neanche l'inglese. Beh, comunque, vabbè, noi la chiamiamo cartella porcelle. Vabbè, fa ridere in effetti. Ecco, comunque io sono in ufficio acquisti purchase, vabbè, nel settore purchase di un'azienda che non sto qua a far pubblicità. Io invece... dipartimento accounting, finance, eccetera. Io spendo, lui paga. No, io guardo che non spendiate troppo. Però adesso la in alto a destra, in realtà, che avete visto prima,
è aggiornato all'anno scorso. Quando uscirà questo video probabilmente sarà già passato maggio e quindi avrò già iniziato il lavoro nuovo in Svizzera, però sempre nello stesso settore. Upgrade, diciamo, upgrade di tutto. Luna Colombo apre la porta della casa nuova. Finalmente. Vai, vai, apri sta porta. Sì, non c'è niente adesso. Vai Luna, dove siamo? Nella casa nuova. Fa vedere cosa c'è alle tue spalle. Sì, adesso è tutta spoglia, l'ho appena presa, cosa devo far vedere? Non so, racconta le cose che ti sono piaciute subito. Sto picchio in legno alto, su un botto. Mega vetrata di 4 ante. C'è una bella penisola. Vabbè, dobbiamo tutta arredarla adesso. Meno male che paga Luna. No, sì, certo. Aspetta e spera. Vabbè, niente, vabbè, qua c'è la camera, ma devo ancora prendere il letto, c'è solo l'armadio. Il letto l'abbiamo preso, non è ancora qui, però sì, l'abbiamo preso. Sì. Vabbè, niente. Non spoileriamo troppo adesso che non c'è niente dentro e sembra la casa di nessuno. In realtà è la casa? No, sì. Brava. Bravo Guzzi. Poi questa domanda qua è per me, quindi anche se vogliono sentir parlare di più te, mi spiace. Sì. Un ragazzo ha chiesto: Eros, come ti sei trovato alla Bocconi? Allora, è una domanda un po' scomoda. Bene a livello didattico, nel senso che comunque impari tanto. A livello umano, c'è un sacco di gente un po' viziata, con la puzza sotto il naso, un po'... Poi sono il 90% fuori sede, quindi io facevo avanti e indietro da casa, perciò abitavano lì, facevano tutti gli aperitivi, il ritrovo, questo e quello. Io avevo la mia vita a casa mia, quindi facevo avanti e indietro e non è mai legato tantissimo. Perciò comunque la gente non è che mi facesse impazzire. Io sono più terra terra, meno la borsetta e tutte ste robe. Quindi, però vabbè, a livello di che possibilità ti offre poi nella vita avere quello un curriculum, sicuramente ti aiuta. A parità di tutto il resto, aver fatto quell'università lì piuttosto che un'altra, sicuramente vi dà una spinta in più, ecco. Tra voi e un'altra persona, a parità di tutto il resto, probabilmente prenderebbero voi. Basta questo. Beh, questa più che una domanda, ci chiedono se ci amiamo tanto. Sì, amore, io ti amo tantissimo. Sì, sì, ci amiamo. Dimmelo bene. Sì, che ti amo. Ovviamente, come tutte le coppie, abbiamo avuto i nostri alti e bassi in questi 4 anni, normale, però se siamo ancora qua nell'idromassaggio a festeggiare un anniversario, vuol dire che qualcosa c'è. Cosa ne pensate del Duke 125 come prima moto a 16 anni? Ma... è un ragazzo del 2007, penso, quindi è lì per comprarselo. Ma secondo me è perfetta. Ce ne sono tante, ne hanno vendute tante di 125, è per la classica moto, secondo me è poca spesa, tanta resa a 16 anni. La comprate, la rivendete dopo 2 anni, ci smenate pochissimi soldi, magari riuscite anche a rivenderla allo stesso prezzo, se non ci fate chissà quanti chilometri. Guardando su Subito ce ne sono una valanga, soprattutto del modello precedente, quello come la nostra. Sì. Comunque è una moto affidabile perché abbiamo fatto 52.000 chilometri, salvo qualche cazzatina che poteva succedere a qualunque moto, ci ha sempre portato ovunque. Flashback. Ma porca puttana, t'ammazzo. Vuoi fare una foto? Dove? Su cartello? Sì, col cartello, con il faro e l'ancora. Guarda che roba strana. Quando cazzo mai hai visto un faro in cima a un passo, Luna? Sì, basta che si tolgono le persone. Dai. Ma togli messo il corno, va. Luna Colombo, le lamentele. Se no mi fa schifo la foto. End of flashback. Perciò secondo me ci sta. Confermo, approvo. Poi vabbè, se volete prendere un due tempi perché vi piace l'odore della miscela, tutte queste robe qua, vabbè, il Duke non è la vostra moto, però visto che già ce lo chiede così, secondo me ci sta. Come vi siete trovati col 390? L'ho preso da poco, che selle montate. Allora, col 390 bene. Sì, molto bene. Ha avuto qualche piccolo problemino, però vabbè, potrebbe averlo qualunque moto. Tutte cose di ordinaria amministrazione. Flashback. Amore, ho un problema alla moto. Cosa? Non va. Come non va? Sembra scarburata. Fammela spegnere un attimo.
Boh, magari perché era troppo calda, non lo so. Cioè, acceleravo e andava un po' a caso. Però non vedo niente di strano. Boh, proviamo a girarci e andare su. Magari la quota oggi l'ha fatto male. Ottimo, si è spenta. Si è spenta? Fermati là dove c'è... Dove c'è l'ombra. Anzi, qua gli siamo in casa questi. Fantastico. Cioè, tipo, giravo l'acceleratore e non succedeva niente. Sto guardando se c'è un posto con dell'ombra, perché se mi fermo a sole non si raffredda niente. Eccolo qua al lago. Porca... amore, devo fare? Non è che posso mettere la freccia, è spenta la moto. Cioè, boh, mi dici, fermati. Stavo venendo addosso? Amore, l'ho visto l'ultimo. È una situazione di emergenza, non mi stare in culo. Ok, me lo dici. Ok, stai lontana. Ho la moto spenta che non va più e mi devo anche sentire gli insulti. End of flashback. Il trovati male più che altro sui trasferimenti, perché da usare per fare tanta strada è scomodo il motore. Cioè, il monocilindrico vibra, sembra sempre che è un po' al limite, non mi è mai piaciuto. Però da usare in montagna così è una bomba. Cioè, anche se ha pochi cavalli va benissimo. Se va. Parte la telecronaca ignorante, la mette nel mirino, attenzione! E non si fa passare? Perché il Duke è più forte in salita? E la sella ce l'ha fatta Borsati Selle, lasciamola lì, di tutta la serie di video in cui facciamo vedere come si rifà la sella. Bene, questa è la sella che abbiamo già fatto, cioè che ha già fatto. Lui è Dario di Borsati Selle. Ciao a tutti. Siamo qua nel suo nuovo studio oggi. Studio. Anche perché c'è la farmacia, ha detto dottore. E quindi lo studio. Ci tengo a questa cosa. È giusto. Dottor Dario. No, e cioè qua la sella finita questa volta, quindi non devi andare a recuperare niente. Grazie. È venuta una figata pazzesca. Cioè, quando me immaginavo non pensavo sarebbe venuta così bene, ma non perché quando fai il progetto non ce l'hai bene in mente poi il risultato finale, hai un'idea, ma poi averla qua finita è, cioè, quasi troppo. È vero. È quasi troppo, veramente. Capito, è bellissima. Ha fatto sia quelle del Duke che quelle dell'MT. Ciao Dario. Andate a vedere la serie che è molto bella e poi ditegli che l'avete conosciuto grazie a noi. Così, niente, è contento perché ci vuole bene. Questo chiedono dove ci piacerebbe vivere. È rivolta a entrambi, però vabbè, rispondi tu, tanto la risposta più o meno la stessa. Ai Caraibi. Ma non è vero, ma una cosa realistica penso che intendesse. Perché ma... palle vivere Caraibi, tutto piatto. Capito. Secondo me dopo un po' ti annoi. Le signorine con le cocomere Ma che cazzo se ne frega? No. Ma no. Allora, posso dire dove ci trasferiamo? Ma sì, più o meno. Senza allora, mai dire i paesi precisi, certo. Che poi non mi piace. Allora, a breve ci trasferiremo nella zona di Como. Luna Colombo apre la porta della casa nuova. Finalmente. Vai, apri sta porta. Sì, non c'è niente adesso. Luna Colombo, dove siamo? Nella casa nuova. Che si trova? In provincia di Como. Brava, non si dice mai il comune prima che ci vengono a trovare. Per svalicare meglio, ok? In moto. Non è vero. Per lavoro. Per lavoro. E penso che quella zona lì ci... Ha del potenziale, sì, comunque. Ci potrebbe piacere. Cioè, potrebbe piacere. Sulla carta ci piace. Bisognerà vedere a viverci. Esatto, però come location, comunque in mezzo, cioè sia città, sia comunque zone tranquille in mezzo alla natura. Cos'è quindi, che non piace a noi? A noi non ci piace il casino, non ci piace... Quindi per dire Milano non ci piace. Tutte le città in città non ci piacciono. Cioè tipo anche se vado a Torino, Roma, cioè tutte le città grandi noi non ci piacciono. La calca, tutte le persone, i mezzi pubblici... No, preferiamo la periferia, le aree aperte, poche persone. E tanta natura. Quindi dove ci piacerebbe vivere in realtà così,
Poi in realtà mi piacerebbe vivere anche in Sardegna, dove hanno comprato la casa i miei. Guarda che spettacolo. Eccoci qua a Pedralunga, eh. Luna Colombo, vuoi rilasciare un commento? Guardate, 28 dicembre. E fa caldo, non è che... Potrei anche togliermela. Sì. Anzi, la toglierò. Ta-ta. Guardate, eh. E non ho freddo. Hai il top abbinato? Certo. Che stile. Tac. Siamo Pedralunga di Baunei. Guardate qua. Che giornata della Madonna. Andiamo al mare? Andiamo fare il bagno? Sì. Andiamo. 28 dicembre, Luna Colombo fa il bagno. No? Non fa il bagno? Ormai l'ho annunciato, cosa fai? Ti tiri indietro? Che bagno è fino a lì? Allora, 28 dicembre 2021, Sardegna, Ogliastra. Un po' caldo e quindi ci sta un bagno frescante. Ma è fredda, è proprio gelata. Non so come fa. Però vabbè, probabilmente mi piacerebbe viverci lì dei mesi dell'anno. Sì. E poi mi piacerebbe vivere degli altri mesi anche a Bema, per dire che la casa nuova sarebbe bello, magari un mesetto lì che vedi giù tutto, sì, quando sì. Fa proprio caldo in città. Diciamo che in ogni periodo dell'anno ci piacerebbe vivere un posto diverso. Ok. Vediamo se col tempo riusciremo a crearci questo tipo di vita. Noi ci proviamo, poi vabbè. Beh, questa domanda qua, penso che lo sappia anche ai sassi, però vabbè. Quanti anni avete? Quanti anni avete? Allora, io ne ho 26. Però, sai cosa? Secondo me frega, perché magari uno vede il video in cui ce l'hanno chiesto, era un'altra età, però basterebbe guardare la data di pubblicazione. Vabbè. Poi forse c'è anche la... Sei dove? Abbiamo fatto un'intervista doppia durante il lockdown, ci ho messo tipo mille ore a editarla perché era la prima volta e non ero capace. Ve la lasciamo nella in alto a destra, che non so da che parte è la destra. Sì, sia di là. Quindi andate a guardarlo, dicevamo la data di nascita. Ah, ok. Però ad oggi che stiamo registrando il video, che è il 23 aprile 2022. Io ho 26 anni. E io 32. Sì, abbiamo 5 anni di differenza, 95-90, però gennaio e dicembre, quindi alla fine sono 6 anni. Questo non so se è una domanda o un'offesa. Hai intenzione di fare qualche corso per migliorare la capacità di intrattenimento, virgolettato, su YouTube? No, sinceramente non penso di fare qualche corso. Non è tra le priorità della mia vita. Penso che sia rivolta a me, quindi rispondo io. E io non faccio intrattenimento. Ma in realtà intrattieni di più tu, perché sei più simpatica. Sì, beh, dipende dal giorno. Quindi però, penso che la domanda sia... Sì, dipende dal giorno e dal periodo del mese. Hanno capito. Mi stai proprio trasmettendo il buon umore, si vede che è proprio una giornata festosa e di gioia. Tantissimo. Sì, vero? Sì. Sì. Grazie per tutta questa compagnia e entusiasmo che mi stai dando oggi. Mi hai già dato troppo ieri. Cosa hai dato? Compagnia di entusiasmo? Sì. Ah, ok. Sì, io non c'ero probabilmente, però vabbè. Non è vero. Allora, potrei fare dei video come fanno gli altri, facendo un sacco di tagli, mettendo solo le parti divertenti e magari tipo facciamo un giro dove abbiamo 8-9 ore di registrato e quindi vengono magari 10-15 episodi su un giro, che è come facciamo adesso, quindi i video sono tra virgolette più diluiti, meno pam 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 pam, ma dall'altra parte si vede di più il percorso. Si vede di più il dialogo che c'è tra noi, si vede di più cosa succede realmente. Oppure potrei fare come tutti gli altri e da 9 ore tirar fuori un video di 10 minuti dove c'è una serie infinita di cose buttate lì che magari fanno, prendo solo quelle che fanno ridere, faccio un video, però cioè, non è quello lo scopo con cui li facciamo, cioè almeno visto che li faccio io li lascio libertà su queste cose, anche perché non sono capace a farli, quindi diciamo che quello che mi piace di questa cosa è avere i video da rivedere come se fosse un video diario, e mi piace anche vedere come sono migliorati nel tempo a livello di qualità, anche se probabilmente chi ha fatto questa domanda qua li farà cagare,
qualità video, audio, eccetera. E poi è più che altro un ricordo per noi, come se fosse un diario di bordo, non lo so, così, mi piace. Così tra 30 anni, quando avrò 56 anni... La domanda anni, che ci dice come ci vedremo tra 30 anni... Ecco, potremo riguardare tutti i nostri video... Andrammo giovani. Quindi io li faccio più per quel motivo lì. Il canale forse era iniziato per un altro motivo, che era dare un'alternativa. In quegli anni lì tutti facevano video in moto e andavano un sacco. Sono arrivato un po' tardi, poi è arrivata anche lei, e forse l'idea iniziale era più dare un'alternativa a video molto stupidi, dove le persone facevano cose molto molto stupide in strada. Poi dopo facendoli mi è un po' cambiata la concezione, anche in base a cose che ci sono successe nella vita, e quindi stanno virando più al avere qualcosa da rivivere nel futuro, come se fosse un video delle vacanze fatto episodi, che è molto più bello secondo me. Quindi non penso di voler migliorare una capacità su una cosa che non mi interessa, però mi spiace che non ti intratteniamo abbastanza. Vabbè, ci sono tutti gli altri, non sì, è che siamo vicini. Vabbè, ma non è una critica, è magari un modo per dire che a volte magari i video sono un po' piatti, però il motivo non è che non possiamo farli in un altro modo, ma è che deliberatamente li facciamo in quel modo lì. Sì. Ah, guarda che bello, grazie ai vostri video sono riuscito a prendere la moto, giro ancora con il foglio rosa, ma è fantastico. Oh, queste cose ci piacciono. Anche prima di entrare nell'idromassaggio stava rispondendo proprio al messaggio di un ragazzo o ragazza? Un ragazzo. Un ragazzo che ci ha detto la stessa cosa, che ha comprato la moto perché ha iniziato a vedere i nostri video, gli sono piaciuti e si è comprato la moto. E ci ha ringraziato perché gli stiamo facendo spendere tantissimi soldi. Era un ringraziamento un po'... sarcastico, però vabbè, se non avessimo la passione delle moto avremmo molti più soldi in banca, quello sicuro, però saremmo meno felici probabilmente, spensierati. Questa è impegnativa, perché è la risposta che non ti aspetti. Dopo quanto tempo rispetto all'esservi conosciuti vi siete messi insieme? Subito, un giorno, una sera, cioè in realtà poche ore, consideriamo quel giorno lì. Esatto. Vabbè, ovviamente quella sera non è che abbiamo detto ci mettiamo insieme, però col senno di poi consideriamo quel giorno lì come data per l'anniversario. Vabbè, scusa, ci siamo limonati 3 ore in macchina. Lo so. Flashback. Ti ricordi queste strade insieme noi due la prima volta? Sì, tu che hai messo il rossetto dicendo almeno non lo bacio. credevi! Abbiamo fatto questa stradina, me la ricordo. Ma avevo parcheggiato qua avanti forse. Proprio avanti, era un parcheggio grande. L'avevo parcheggiato qua. Ah sì, è vero. Che limonate sto parcheggio. Cioè tipo per i 2 anni potremmo tornare qua a mangiare. End of flashback. Lo so, però vabbè, non è che siamo andati via. Oh, stiamo insieme allora. No, vabbè, era una cosa sottintesa. No. No, che ci saremmo rivisti. Sì, vabbè. Però non è che siamo detto ci mettiamo insieme. No, vabbè, non è che siamo all'asilo. Cioè, non è che abbiamo fatto il fogliettino, sì, no, ci mettiamo insieme. Però diciamo che consideriamo quel giorno lì. Che era? 24 marzo 2018. Bravo. Qua non si fugge niente. Allora, tu hai già risposto, vedi che uno ha chiesto i vostri genitori erano d'accordo per le moto. Tu l'hai già detto. Quindi vai tu. No. No, non erano d'accordo, soprattutto mia madre era assolutamente contraria. Solo che la provvidenza divina ha voluto che mio zio avesse un Burman 400 che non usava più, che ha regalato mio papà. Gli ha detto, senti, tienitelo, fai quello che vuoi, buttalo, brucialo. Sì, purtroppo mio padre è un Burman e vabbè, cosa devo fare? Tutti hanno delle disgrazie in famiglia, a me è capitata questa. Poteva andarmi decisamente peggio, però mi sarebbe piaciuto avesse anche lui una moto per uscire insieme. Hanno iniziato a usarlo lui e mia mamma per andare magari la domenica al lago, prendere il gelato, cazzatine, e poi mio papà l'ha usato per andare a lavorare quando non era in pensione. E gli ho detto, scusa, che cacchio è? Te adesso vai in giro con lo scooter e non mi posso comprare la moto, mi sembra un po' scorretto. Allora mia mamma ha detto, quando inizi a lavorare con i tuoi soldi ci farai quello che vuoi. Primo lavoro, quando mi sono dimesso per cambiarlo, col TFR ho dato l'acconto per il Duke. Quindi mia mamma però non voleva. Ancora adesso è contenta di quello che abbiamo creato, del progetto moto, del fatto che ci siamo conosciuti, tutto il resto. Guarda tutti i video. Adesso che poi hanno la Smart TV, li guardano su 55 pollici tipo. E vuole farsi anche un tatuaggio del nostro stemma. Quindi adesso è molto contenta, però è sempre un po' un'apprensione quando siamo in moto, tipo scrivi quando arrivi, tutte queste cose, però vabbè, penso che sia normale, le mamme sono sempre un po' apprensive. Eravamo qua in ansia che vi aspettavamo. In ansia.
Faccio il casco. Faccio il casco. Ciao, ma. Ciao, Gioia. Aspetta, che mi spoglio. Signore, ciao, che glielo dico alla nonna, se no mi vai a sentire. Borse rigide in tela. Dipende su che moto. Sì, dipende su che moto. E soprattutto, secondo me, il compromesso giusto è semi-rigide. Quindi in tela, ma con una parte magari un po' rigida. Sull'MT c'erano tre marche di borse, principalmente tre marche. Due avevano tutti i telai ed erano rigide o semi-rigide con i telai. E ce n'era un modello che è quello che ho preso. Vi lascio là in alto qua di tutta la scelta, del montaggio, eccetera, che siamo andati dai nostri amici di Supremacy Motorcycle. Queste hanno il telaio invisibile che si può smontare subito dopo che togli le borse. È molto bello esteticamente, non si vede niente. Il contro è che se lasci la moto parcheggiata non puoi legare le borse, cioè non sono agganciate, quindi uno se le può portare via. Il pro è che una volta che le togli non rimane niente, quasi, che si vede. Quelle rigide col telaio ti rimane lì un'impalcatura che sembra la Cappella Sistina quando fanno il restauro. Quindi io quelle non le volevo sulla mia moto. Se c'è un adventure o qualcosa, magari stanno anche bene. Dipende tanto da che modello di moto hai. Oh, sono finite. Sono finite le domande. Wow. Possiamo accendere le bollicine. Niente, speriamo che questo video nell'idromassaggio vi sia piaciuto. Noi, bella temperatura piacevole e non ha piovuto tutto il video. Grazie al cielo, nonostante il tempo, come potete vedere, anzi... integrerò un video in cui vi facciamo vedere come abbiamo montato la Sony. Adesso faccio partire la ripresa. Praticamente abbiamo messo lì il cavalletto sul lettino. Il cielo, il cielo è così, niente di buono. Però fino adesso non ha piovuto, sono le 6 e niente. Adesso spegniamo tutto e andiamo avanti in relax qua nell'idromassaggio fino a notte fonda, eh. Un party, aperitivi, feste. Ah, è vero, chiamiamo la nostra amica la reception Martina che ha detto per qualsiasi cosa, qualsiasi, ha insistito molto su qualsiasi, non esitate a contattarmi. Secondo me qualcuno fraintende sempre, però. Sì, sono solo molto gentili. È il loro lavoro, però secondo me qualcuno poi fraintende. Sono delle belle ragazze. Uno ci prova anche. Lei era molto bella. Sì, molto bella. E quindi adesso la chiamiamo e gli chiediamo per l'aperitivo in camera cosa ci portano di buono. Esatto, guarda che mi si vedono gli addominali. Vero. Costume leopardato molto sobrio. E quindi vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto e come a noi è piaciuto stare dentro questo brodino di 40 gradi e ci vediamo domenica con un nuovo video. Ciao fans! Ciao fans, siamo alla diga del Vajont. Fa impressione vedere tutte le bandierine con i nomi dei bambini morti quel giorno. Cioè, sono tantissime e dietro ce n'erano altrettante. Impressionante, eh? Anche un po' triste. Cioè, molto triste in realtà. Cioè, è veramente, veramente grande. Tra l'altro l'unico danno è lì in alto, per il resto tenuto molto bene anche. Peccato che tutta la montagna lì è venuta giù, tutta. 2 chilometri di frana, bello. Come al solito i periti, sempre molto sul pezzo. E da qua in alto si vede, penso, da dove si è staccata la frana, ovvero da lì, che è finita nel lago che si era creato, che poi ha fatto l'onda di piena, che... è entrata lì, ha superato la diga ed è andata giù verso Longarone.